Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Ben ritrovati a Passione Bari su Radio Selene. Sale la febbre della tifoseria biancorossa in vista del big match di venerdì sera contro il Cagliari, attesi non meno di 25-30.000 spettatori per l'anticipo della 40esima giornata del campionato di B, terz'ultimo appuntamento della stagione, prima del valzer dei playoff che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A. Ai rossoblù di Rastelli basterà solo un punto per staccare il biglietto della massima serie con due giornate di anticipo raggiungendo il Crotone, aspetto che rende delicatissima la sfida. Il Bari proverà ad evitare il ripetersi di una storia amara, quella scritta un altro venerdì. Era il 12 aprile 1970 e grazie al successo per 2-0 sui Galletti, la squadra di Gigi Riva si laureò campione d'Italia mandando i biancorossi in Serie B. Un obiettivo condiviso da Marco Romizzi che si proietta verso la sfida di venerdì sera. Sarà una bellissima partita, ci aspettiamo un bel pubblico. Sono convinto che nessuno dei miei compagni non vorrà dare il massimo per non far festeggiare al Cagliari dentro il nostro stadio. Quindi daremo tutto e spero anche qualcosa di più di quello che sta nelle nostre doti, anche qualcosa di cuore e di spirito. Queste sono partite che, come si dice in gergo, si giocano da sole. Insomma, sono molto più rischiose partite con squadre dove magari hai qualcosa da perdere, come sono state magari le ultime. Questa partita qua non ha bisogno di stimoli, di essere preparata, caricata, perché ne ha già abbastanza di suo. Protagonista del finale di campionato, il numero 4 saldamente al timone del ruolo di play davanti alla difesa, analizza le insidie della gara con gli isolani. Una squadra forte che ha sbagliato probabilmente un po' troppo nell'ultimo mese, non è riuscita magari a guadagnarsi la promozione prima, però tutti giocatori molto importanti che hanno fatto sempre un bel gioco. Io penso che dobbiamo affrontare al meglio la partita, perché anche loro dopo quest'ultimo periodo avranno anche un po' di timore, anche se è una cosa assurda da dire, un po' di timore di conquistarsi la promozione. Dobbiamo scendere in campo da subito con la giusta cattiveria, la giusta voglia di imporre il nostro gioco e la giusta voglia di portare a casa i tre punti. Prima il Cagliari, quindi la trasferta di Brescia e infine l'epilogo con il Trapani, ultimo trittico del torneo prima dei playoff già disputati 2 anni fa da Romizzi, ancora desideroso di prendersi una rivincita dopo l'eliminazione beffa ad opera del Latina. Tantissimo, nel senso è una cosa che penso sia giusto che facciamo e che facciamo al meglio. E personalmente non ho mai digerito come sono uscito in quella stagione, perché per me la voglia di rivincita nei confronti di quel torto, secondo me, che abbiamo subito nelle due partite di andata e ritorno sarebbe meraviglioso, ecco. E sicuramente darò il massimo per far capire anche alla piazza che non solo io ma tutti vogliamo realmente raggiungere un grandissimo obiettivo. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi.